Madonna, ci risiamo. Una persona, Poison Days Gamer, mi ha consigliato un gioco su Steam che è un free to play. E già qui il fetore cominciamo a annusarlo. Si chiama Heroes and Generals. Tuffiamoci subito in gioco, vediamo quanto puzza. Cioè, posso iniziare o devo chiedere permesso al Cristo in persona? Questo gioco è qui da 30 secondi abbondanti, anzi di più. No, no, di più. Che palle. Synchronizing game maps, ma perché? Suino. Qui c'è da invecchiare, eh. C'è proprio. Ma ti muovi, madonna cara, su chi? Madonna! Poi la barra è piena e non va avanti. Madonna. Oh. Ieri mi ero loggato al gioco e ho selezionato di far parte dell'esercito degli americani. Quindi abbiamo questo soldatino qui, fiero americano. E madonna, ragazzi, si inizia dal botto perché paga, sgancia, proprio spilla. Devi pagare perché se tu sganci puoi avere crediti, bla bla bla, non so, rank qua, extra combat badge slot. Che uno dice no grazie, poi però quando arriva qua, no, sull'arma dice ma io questo fucile meschino vorrei cambiarlo, no? Devi pagare per cambiare la skin! Madonna ragazzi proprio! Guarda, per cambiare, cioè se tu vuoi il fucile più chiaro, no? Perché siccome uno dice però scuro è brutto, io lo voglio così, no, paga! Bui proprio, vai! E vi rimbalzo io con le monete! Madonna, sgancia, paga, investi, spendi allunga il braccino corto, investi, spilla, paga con un sgancia proprio. Cioè, allora, 26.000 monete, 100 euro. 100 fottuti euro! Cioè, per fare proprio un fucile di colore diverso, 90, eh! 90, è poco, però comunque spillecchi qui e là così. Poi, cioè, questa granata, no? Name weapon? Oh, name weapon! Oddio! Name weapon! Cioè, perché dovrei voler dare un nome ad un'arma? Cioè, ha già un nome? Si chiama granata! Si chiama MK2 granata, no? O sbaglio? Devi pagare per dare un nome all'arma! Cioè, un zio, proprio bestia! Scrotini, per dire, no? Perché sono un bimbo minchia. No, devi pagare, sgancia! Vai, proprio paga! Perché a ma proprio culo! Non puoi, guarda, è vietato. Non può fare un cazzo, no, grazie. Ma perché? Cosa serve? A che cosa serve? Madonna cara! Allucinanze proprio. Se non vuoi pagare coi soldi veri, devi comprarlo con i soldi del gioco, così che puoi acquisire nerdando. Ma nerdando non vuol dire giocare un'ora al giorno, vuol dire giocare più di 24 ore al giorno, più della durata stessa della giornata, ecco. Quindi per intenderci, proprio puzza. Questo gioco odora il culo, mane e fetore proprio. Cosa? Aspetta, cioè, no, aspetta, aspetta. No, no, no. Allora, se lo vuoi bianco, 90 perché sono gentile, dai. Ma se lo vuoi, Madonna, ragazzi, mimetico così in questo modo, 390. No, vabbè, cioè, perché è bellino, capito? Dopo, cioè, ma perché non dovrebbe costare, che ne so, 90 a tutti? No, cioè, cambia in base alla mimetica. Perché questa mimetica è meno fiera, perché sai, insomma, è da barbone. Poi c'è questa mimetica da fiero, così. Dio. Poi nuova arma, se uno s'azzarda, no? Metti caso che io m'azzardo, cioè, della serie, io m'azzardo proprio, cioè, io ho la carta dello zio Peppe con 1.000 euro dentro, no? Della serie Fiero, eh. Cioè, io, se voglio una pala arrugginita a 49, madonna cara proprio, se voglio una pala fiera, però, 139, perché è una pala tedesca con la croce fiera, no? Così. Però, guarda, proprio spilla, eh! Oddio! La mitragliatrice dei comunisti, 1358! Ma ci sono anche gli esplosivi, oddio, aspetta, fa vedere. C'è la Claymore, la mina, fiera, oddio. Madonna, equipaggiamento. Paghi per i binocoli, eh! Dalla serie, se non paghi non vedi. Posso vedere? No, non puoi, devi pagare. Enter combat, ok. Allora, random mission o find mission? Vabbè. Ovviamente
Madonna cara, devo attendere 2 minuti per giocare, cioè 2 minuti della mia vita presi e buttati giù per lo sciacquone, così, tirando la corda proprio. Io vi dico la verità, non mi è mai capitato che in un gioco dovessi aspettare 2 minuti per giocare. Ah no, giusto, League of Legends, quello è un gioco da aspettare. Cioè, nei giochi in cui gioco io, apri la lista, vedi l'elenco, clicchi e entri. Dov'è il problema? Ah, ma devi trovare la combinazione giusta, il slot per il ping, poi in relazione alla Maremma Enfrasca. Ma vai a fanculo, faccia di culo, non è vero? Non è vero, dai, su. Ok, questo gioco è una cinghia di merda perché quando sono entrato, cioè, si è aperta un'altra finestra e ho dovuto aprire di nuovo il programma di registrazioni per settare che registrasse la nuova finestra perché il gioco è fatto a cazzo. Cioè, non è che ti si apre la partita, si apre un'altra finestra. Io non ho mai visto qualcosa di più scandaloso. E comunque stavo notando, non hai il coltello. Non hai il coltello, cioè un gioco di guerra. Come cazzo fai? No, aspetta. Come cazzo è fatta male la mano, il polso? Guarda il polso come si gira. Madonna, garbugliato. Non si può tirare le coltellate. Cioè io non, ho solo, soltanto una granata e il fucile, così a cazzo. Gioco di merda, Madonna cara, guarda. Insolente. E si stanca, ovvio proprio. Guarda, c'è la barra in basso a sinistra. 8 colpi in canna alla volta, Fantastico. Fantastico, fantastico, guarda, veramente. Sì, anche saltare ti consuma. Vediamo se riesco a. No, non scherzavo, scherzavo. Sì, ma come minimo c'è uno sniper, come minimo. Ma che cazzo? Cosa? Da dove? Da dove? Mi sono ribaltato. Madonna che palle. Madonna che palle. Madonna, tu va a fare cazzotti, va a fare cazzotti, Madonna. Madonna. C'è uno col cecchino, È logico. Chi è che suona? Che, oh, in bici? Oddio! Dammela a me, dai! Non posso. Dammi la bici! Oddio, Fiero! Guarda, guarda! Guarda, guarda, Fiero! Andiamo, Madonna! Sembra GTA! San Andreas, là con la bici! Dai, su! Guarda! Oddio! Oddio, si è conficcato! Madonna! Madonna, si è buggato ogni cosa! Bestia! Madonna! Madonna quanto cazzo preciso, Dio caro. Cerchiamo. No, no, io voglio fare il fiero. Voglio andare in guerra con la bici. No, dai, muoviti, sacco di merda. Non riesco neanche a uscire dal buchino. Oh, ma che cazzo è successo? Si è disintegrata la bici. Dov'è? È sparita la bici, oddio. Ho rotto la bici. Bestia! Tira! Madonna! Che devo fare? No, 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 bestia! Ah, no, bene! No! No, scambia bare! Madonna! Accidente al tuo nonno! Sono andato in casa. Madonna, ora torno, Ti pensavi, Oh, la bici di nuovo! Mio! Madonna! Fiero! Guardalo! Quello zaino sulla schiena, guarda, guarda! Madonna, curva da bestia però, Dai, muoviti! Ecco, così, 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 così è Fiero! Guarda come si impegna, Fiero! Arriva in bici come un boss! Madonna! Ora spunta qualcuno dal nulla, mi ammazza, guarda qua. Non muori, non muori, non muori! Ha visto? Vai, ma l'hai visto o no? Stava lì a guardarsi le palle, a contarsi le palle, l'ho sparata ancora vivo. Ma che cazzo? No, cos'è? Bestioso! Madonna che lezzo! Madonna che sporcaccione di merda! Ora va. Cioè, non mi stava neanche guardando. Mica è morto, Madonna, ma questi giochi veramente mi fanno incazzare, perché quella kill era mia di diritto quella kill.
Stava là a guardare oltre la collina così come un demente. No! Dove cazzo? Dov'è? 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 Dove cazzo sta? Madonna, se ti vedo! Dov'è che striscia? Dov'è che striscia? Demente proprio. Madonna, se ti vedo. Oh, a vederlo però, eh! Non si vede! Scima e greppo c'è un punto da. No! No, no, liscio! Dov'è? No, no, no! Giù! Merda! Non è laggiù lo stronzo. Vacci tu, demente. Muori tu per me. No, no, merda! L'hanno matto fuori! Sì, vabbè, ma come. Io dov'è che lo vi. Bene! No! Di nuovo! Cazzo, manco un replay! Ammazzi uno, muori! Ammazzi uno e muori! Ammazzi uno e schianti! Che palle, oh! No, c'era il suo amico laggiù che lo parava. Madonna, torna in bici, madonna cara, torna in bici. Dov'è? Madonna, ragazzi. Sì, ma si incaglia sempre! Dio, guardalo! Guarda. Cazzo sta facendo? Che cazzo sta facendo? Si ingrippa sempre in bici, che palle! Oh, ma ce la fai alzarti? Ma remma cinghiala! No! Sudicio! Bene, bene, non so come ho fatto, non me lo chiedete perché guarda. Ora ha sdatto lui oppure ho avuto culo. Madonna, su sto gioco ci vuole. Aspetta, dov'è la festa? No, scendi demente! Ecco, boh, spaccata! In bici però si è particolarmente esposti perché per scendere occorre tipo 2 o 3 secondi. E nel frattempo che metti i piedi per terra ti arriva un colpo in faccia. Ma guarda, questo è un gioco, il classico free to play. Dove arriva tutta la feccia del mondo a perdere tempo, cioè, capito? Non ha nulla di speciale, è abbastanza frustrante, ti dà pochissima roba a meno che non paghi. Ecco, guarda, ho perso vita, vediamo un po' ora. Vediamo un po'. Ecco, la vita non si rigenera, cioè, della serie, prima o poi muori di sicuro. Sì, ma senza copertura avvicinarsi è un suicidio. Seriamente, cioè. Aspetta, ci sono, oddio! Mettiamoci giù. Devo star qui? Ma perché non vengono ad aiutarmi? Stanno a grattarsi. Dai, muoviti! Che cazzo fai laggiù? No! Merda! Merdinski! Merdinski! C'è un crucco laggiù che mi spara! Vieni qua! Cosa cazzo? Non gira neppure la visuale quando è giù per terra. Però se salgo. Mi becco. Ecco, cosa mi. Ecco. Madonna, era scontato! Era scontato! Ma perché? Allora, questa modalità non era un deathmatch, era tipo una gara per catturare dei punti, insomma, no? Cioè, tu devi portare i tuoi alleati a determinate zone sulla mappa e chi riesce a controllare le zone per più tempo alla fine vince. Private First Class. Proprio prima hai fatto totalmente schifo, adesso fai soltanto un pochino schifo. Cioè, proprio. Ah, ecco, e adesso posso comprare questo, cioè non è che me lo danno l'arma, no, cioè la puoi comprare, cioè. Ecco, paga, di nuovo sgancia, spilla proprio, l'oro lì, luccicoso. E nerdando ottieni le monete d'argento, questi credits, che pare che puoi comprare le cose con i credits. Poi però se sganci, c'è scritto qua chiaramente che puoi comprare quasi tutto, appunto con l'oro. Ora però sono curioso, no? Se io vado sullo store, guarda i lingotti proprio. I lingotti, no, no. Se vado su weapons, no? Vedete, ci sono alcune armi comunque che non puoi acquistare con i crediti normali, eh. Vedete, se io vado su queste, ancora, vedi, c'è le monete d'argento, 1200, 10.650, madonna. Poi ci sono queste che tu non puoi comprare con i soldi del gioco, non puoi, devi sganciare, non c'è l'opzione in argento, no, paga proprio. Paga, paga. Sono diverse, questa.
Cioè, tu comunque. Ah, poi il coltello di cui mi stavo lamentando prima, anche questa devi pagarla perché giustamente avvicinarsi a qualcuno e fare za è vietato, devi pagare perché giustamente in guerra mandano un soldato con una mitragliatrice, una granata, ma senza coltello. Cioè, è realistico, cioè, capito? Poi anche i soldati in vendita, che c'è? C'è sta gente qua. Anche questi in vendita soltanto con soldi veri. Vedi, c'è soltanto questo con i soldi del gioco, 7.000. Cosa? Quanto cazzo costa? Oh mio Dio! Veicoli. I veicoli sono tutti a pagamento. Oh, ma è quasi tutto a pagamento con loro. Perché non posso più giocare? C'è scritto unavailable, non posso più entrare nelle partite. Che cosa vuol dire? Perché? Mostro! Cosa? Server down for maintenance proprio. Forse è una cosa giusta, perché alla fine ho visto che fa schifo. Quindi praticamente ogni minuto fa un ricontrollo sul server per verificare lo stato del funzionamento e non sta andando a buon fine, cioè rimane qua, arriva in fondo il timer, poi riparte, arriva in fondo e riparte. Io non sono disposto a stare qui un'ora a grattarmi, quindi questo gioco sarà sempre ricordato come il gioco che si rifiutò di farsi rifiutare. Heroes and Generals. Il gioco che non voleva essere sputtanato, ma che lo è stato comunque perché puzza. Guarda, sicuramente è più conveniente andare a prendersi una pizza all'incontrario.